Bentornati ad un nuovo appuntamento di A Tu per Tu, il nostro contenitore dedicato esclusivamente alla politica. Abbiamo fatto una scelta con David appunto di fare ecco, questa sorta di faccia a faccia con chi comunque ha appunto una carica politica. Lo avete già visto nella prima inquadratura, l'ospite di questa puntata è Marcello Comanducci, assessore al turismo e al commercio, sono queste le deleghe, giusto? A dire la verità, tra le principali. Ecco, va bene, quelle che insomma per le quali di solito lo chiamiamo e lo interpelliamo sono queste. Allora, veniamo sicuramente, Davide, a tutti e direi abbiamo l'assessore che è reduce, da grandi successi, finalmente Arezzo possiamo dire è invasa dai turisti in questi giorni. Poi secondo me è il più smart, perché è vero, perché lui viaggia non con la valigetta, ma con uno zaino, no? Sulle spalle, dove più o meno ha un po' tutta la sua vita lavorativa e insomma poi forse anche l'esperienza professionale, no? Precedente all'impegno in politica sicuramente lo ha condizionato, ma insomma è l'assessore più smart, vorrei dire questo. Però sì, è vero, è colui che sicuramente insomma in questo 2018 incassa come dire, il successo innegabile, perché secondo me davvero chi lo critica insomma lavora molto di fantasia riguardo insomma alla nostra città come meta turistica, in questo caso scelta proprio per le iniziative di Natale. Dicevamo che veniamo un po' da un evento particolare, perché purtroppo dopo i fatti di Strasburgo insomma avere questa dicitura città del Natale un po' con i mercatini un po' non dico rovina la festa, ma sicuramente fa venire qualche grattacapo in più, no? Assessore, partiamo però dai dati belli, quelli positivi. Io ho fatto fatica a farmi strada tra i tanti turisti per realizzare un servizio che tra l'altro ha avuto migliaia, decine di migliaia di visualizzazioni, che raccontava appunto quello che sta succedendo ad Arezzo da tre fine settimana a questa parte. Sì, siamo molto molto soddisfatti, anche perché quando abbiamo deciso di partire con questo progetto insieme a Confcommercio era un progetto molto su carta, anche perché il Natale era visto molto come attrazione, ma principalmente per i cittadini. In Italia erano pochissime le realtà che utilizzavano il Natale come destinazione turistica, quindi come meta turistica. Però per noi il dicembre era sempre stato un mese disastroso. Io mi ricordo mio babbo insieme anche ai colleghi volevano addirittura chiudere, certi alberghi chiudevano la ristorazione, perché proprio avevamo nel dicembre dei giorni dove veramente avevi pochissime persone. Quindi l'idea di provare ad animare comunque dicembre, che poi dopo abbiamo allargato anche a novembre, nasceva proprio dal fatto che per la ricerca comunque di animare la città turisticamente in un periodo dove di solito un po' tutte le città d'arte soffrono. Già il primo anno fu comunque un bel successo, ogni anno comunque è confermato, questa è la dimostrazione che per avere eventi veramente di richiamo serve tempo, perché noi purtroppo il tempo non lo diamo mai agli eventi, di solito dopo la prima edizione già si grida al disastro se c'è stato poche persone, però se vediamo gli eventi che in Italia oggi catalizzano numeri impressionanti, penso a Lucca Comics, al Summer Festival, poi si va a vedere sono tutti eventi che sono da 10, 15, 20, 25 anni. Quindi diciamo che aver fatto questi numeri in 4 anni è comunque già un risultato ottimo, però ci è voluto un po' di tempo. E ora un po' si è innescato il passaparola, grazie al fatto anche che lavoriamo tantissimo sui social, quindi le nostre pagine sono animatissime con tantissimi post giornalieri, e questo scaturisce poi un passaparola che fa sì che di anno in anno, ma anche di fine settimana in fine settimana, la gente viene da noi, fotografa, scatta, condivide e automaticamente genera nuovo turismo. Nuovo turismo che non è detto che poi torni obbligatoriamente per Natale, ma di solito viene messa Arezzo in quella che io chiamo la wish list, no? La lista dei desideri, perché un po' tutti si dice sempre ma prima o poi vorrei andare a vedere Parigi, Barcellona, e quindi riesce, diciamo, tramite questo numero enorme di condivisioni in internet a far sì che Arezzo in qualche modo tiri fuori la testa, e questo noi abbiamo visto che si ripercuote anche nei mesi successivi. Per esempio quest'estate abbiamo fatto un po' di sondaggi, c'era tante persone che avevano sentito di Arezzo sia per Natale ma anche paradossalmente per il back in time dell'anno precedente, quindi eventi comunque che catalizzano molto. Quindi al di là dei risultati diciamo nell'immediato, poi c'è anche risultati a lungo termine che poi sono quelli che ci servono di più.
tra l'altro qualche critica, soprattutto sotto il profilo dei servizi, quindi trovare parcheggio, i bagni pubblici, però ecco, poi per il resto io grosse lamentele non le ho, come dire, riscontrate. Partivamo da una critica importante, l'abbiamo fatta spesso anche noi, no? da questi teleschermi, il fatto che comunque si attiri gente pensando un po' più alla pancia piuttosto che alla testa, quindi un turismo appunto più mangereccio piuttosto e un turismo culturale, quindi puntando, insomma, cercando di portare ad Arezzo gente prima con il panino o il brezel in versione natalizia e poi facendogli andare magari alla Casa del Vasario e alla Basilica di San Francesco. Ecco, questa era un po' la critica che veniva fatta. Forse a distanza di tempo dobbiamo dire che la strategia può essere invece giusta quella che... Sicuramente credo che non era scontato puntare sulla città del Natale, obiettivamente io stesso la vedevo un po' come un rischio enorme, no? Magari uno pensa abbiamo tutte queste bellezze, abbiamo tutte queste opere d'arte, abbiamo una storia importante, magari sembrava più facile puntare su quello che non, quindi direi che l'azzardo è ben riuscito. Ecco, quello che magari vorrei chiedere, oltre, quindi ora questo evento ha dato questo grande risultato, ora evidentemente le attese da parte della città ma anche dei commercianti saranno anche per il dopo, cioè dopo il 26 di dicembre, che prospettive ci sono per Arezzo? Diciamo il 7 gennaio. Sì, tra l'altro noi quest'anno abbiamo fatto anche questa scommessa come fondazione di provare a portare avanti comunque la città del Natale fino al 6 gennaio e è molto faticosa anche perché trovare persone che lavorano per Natale, Santo Stefano, l'ultimo dell'anno, Capodanno è stato complicato. Ovviamente perdendo l'attrazione del mercatino tirolese, la casa di Babbo Natale, la Lego rimane un po' una città di Natale a metà, però secondo noi era importante comunque anche sperimentare questo secondo periodo, perché poi di fatto soprattutto le famiglie con i bambini vanno in vacanza quando i bambini vanno in vacanza da scuola, quindi è un tentativo che vogliamo fare per vedere i numeri che comunque porta, anche per capire se investirci di più l'anno prossimo. Certo, riuscissimo a riempire la città da metà novembre fino al 6 di gennaio sarebbe un successo clamoroso. Già essere riusciti comunque a fare 4 fine settimana al completo, questo che viene sembra di nuovo sold out, è comunque un risultato enorme, tant'è che ho ricevuto in questi giorni una chiamata di un'università che fa un master sul turismo, che ci vuole in qualche modo un po' studiare come caso particolare, perché poi di fatto è la cosa... Una buona notizia, perché molti ci vogliono studiare per quelle brutte, invece... No, tra l'altro devo dire che quando noi comunque abbiamo deciso di puntare anche un po' su manifestazioni più pop, più popolari, perché comunque abbiamo fatto un lungo studio e purtroppo a livello ormai nazionale chi si sposta solo ed esclusivamente per attività culturali è meno del 20% del totale. Okay. Però è anche vero che le attività culturali sono quelle che poi ti magari convincono ad andare in una città, quindi dobbiamo sempre di più ragionare in termini di città, cioè se noi si fa un evento che porta la gente qui per il Natale, poi dobbiamo però essere bravi a portarli nei nostri musei. E vi do un dato, per esempio, quelli che ovviamente abbiamo noi, perché poi molti sono gestiti dal Ministero, però per esempio la Fortezza, la mostra bellissima del sindaco di Aseves, ha fatto il record da quando esiste, più di 700 biglietti staccati sabato scorso. Quindi questa comunque, come del resto gli affreschi di Piero che erano sold out, Casa Vasari che comunque mi dicono ha lavorato molto bene, il Duomo che era sempre invaso da turisti, Fraternita che ha lavorato molto bene. Questo perché? Perché noi abbiamo da un lato anche finanziato alcuni tour fatti proprio dall'Associazione Guide Turistiche, dove molti turisti possono comunque visitare la nostra città nel fine settimana. Secondo, perché poi quando vieni ad Arezzo vieni e la vivi a 360 gradi, perché quando comunque hai le strutture ricettive sold out, vuol dire che si parla di circa 2500 persone, forse anche di più se ci mettiamo le locazioni turistiche, che stanno qua 2 giorni. E quindi 2 giorni poi se la vivono un po' tutta la città. Quindi alla fine il risultato nostro deve essere quello, cioè ovvio non farli venire qui solo per visitare Piazza Grande e andare via, però stare in città. Io però volevo dire anche questo, che il Natale ci ha
un po' diciamo, fatto brillare gli occhi perché abbiamo raggiunto dei numeri mai visti e che la città tra l'altro ha retto anche bene, perché di solito dicevamo sempre che troppa gente, la città si ingolfava completamente, invece con un po' di accorgimenti alla fine comunque tanta gente però era vivibile. E quindi questo ci ha fatto notare, diciamo, questo incremento. Però io ti posso assicurare che i dati statistici, soprattutto Istat, quindi i pernottamenti, dal 2014 ad oggi sono cresciuti tantissimo, quindi sta crescendo per fortuna anche il turismo durante tutto l'anno. È ovvio che lo noti meno, perché quando incrementi anche del 50% le presenze turistiche, che è un dato incredibile, però questo vuol dire aumentare di 150.000 persone all'anno, se le dividi per 365 giorni, certo, sì, comunque sì. Non le noti poi più di tanto, no? Le notano soprattutto gli addetti ai lavori. Però Arezzo sta diventando comunque una meta finalmente di buon richiamo, noi con la Fondazione siamo finalmente pronti poi a sparare le cartucce vere, perché poi di fatto quello che siamo riusciti a fare ad oggi l'abbiamo fatto con gli uffici del Comune, con tanta fatica, con tanti blocchi istituzionali a mio avviso assurdi, perché di fatto solo il blocco sulla comunicazione secondo me è un paradosso. Cioè, dal 2011 è stato bloccato dell'80% le spese dei comuni in spese di rappresentanza e comunicazione. Ah, okay. Sicuramente nel 2011 il momento di totale crisi è stato fatto per evitare sprechi, però di fatto tu oggi quando vuoi andare a fare una campagna marketing per promuovere la tua città ti viene sempre bloccata dalla ragioneria del comune, perché non rientra su quelli. Quindi sulle TV, sui giornali, sui social media, hai capito? Tutto bloccato. Tra l'altro, parallelamente a questo c'è un'altra legge che si chiama equilibri della comunicazione, dove se spendi 100 lire da una parte li devi spendere anche da tante altre parti, quindi da un lato si va per risparmiare, dall'altro poi ti dicono di fare diversamente, quindi io credo che i comuni non sono il posto giusto per fare turismo, tant'è che noi ci siamo battuti tanto per la creazione della fondazione, proprio perché hanno dei blocchi istituzionali. Banalmente c'è lo stesso assunzioni che ormai sono ferme da decenni, quindi se tu vuoi crescere in un settore che la tua città non ha, perché comunque non hai trovato quando sei arrivato, hai una serie di blocchi che non te lo permettono. Quindi noi siamo finalmente arrivati alla conclusione del percorso preparatorio della fondazione, abbiamo finalmente preso il destination manager e il manager del marketing, che sono due persone molto conosciute a livello nazionale, che ci daranno sicuramente una grande mano finalmente a posizionare la nostra città nei mercati giusti. Stanno entrando tanti soci, siamo già più di 16 soci privati che sono entrati in fondazione, quindi credo che finalmente dal 1° gennaio 2019 potremo lavorare sul turismo stabile. Chi manca secondo lei all'appello di questi soci? Ad oggi le associazioni di categoria stanno piano piano entrando tutte, chi socio in partecipazione, chi socio sostenitore, le strutture ricettive uguali, oggi manca la Camera di Commercio che secondo me è insieme a noi l'organo sicuramente più indicato a fare turismo, anche perché ce lo hanno tra le loro deleghe, hanno già in giunta camerale comunque approvato, diciamo, di massima l'ingresso in fondazione, quindi mi aspetto che a breve entrino anche loro, e poi soprattutto la grande scommessa che ho fatto è sugli altri comuni. Ad oggi sono già entrati 4 comuni, Capolona, Caprese Michelangelo, Montevarchi e Bibbiena. Ne stanno arrivando altri. Io ho dato ai comuni la possibilità di partecipare alla fondazione in modo totalmente gratuito, quindi per una volta il comune di Arezzo tenta di fare quello che secondo me è il suo ruolo, cioè che è il capofila del turismo, quindi investiremo soldi del comune di Arezzo comunque anche per movimentare il turismo nella nostra provincia, ma questo non perché siamo bravi, perché oggi il turista non ha confini, oggi il turista gli piace comunque dei percorsi emozionali, gli piace molto la natura, e quindi secondo me con l'unione di tutti i comuni della nostra provincia abbiamo comunque molta più forza. Gliene viene perché comunque Arezzo dovrà essere in qualche modo l'hub, quindi comunque il punto di partenza, o comunque vada, è quello che promuove tutta una serie di percorsi che vedono comunque il turista o partire da Arezzo o arrivare da Arezzo, ma anche per esempio non venire per niente nella nostra città, però promuovere comunque un turismo a livello provinciale che in pochi hanno. Cioè se oggi diciamo che il trend dei prossimi anni sarà il turismo naturalistico, no? Gli specialisti lo chiamano reboot,
ovvero dove la gente vuole, diciamo, riavviare l'organismo, quindi sia a livello però di... Però con le piste ciclabili che ci ritroviamo di, sarà esatto, un po' difficile. Esatto, ma infatti sarà proprio quello, ecco, il grande lavoro da fare quello. Non sono collegate con la stazione, insomma, esatto. Lì c'è diversi passi da fare. Assolutamente, c'è proprio una ricucitura con tutti, però è anche vero che non puoi pensare oggi di attrarre un turista perché gli piace magari il cicloturismo, poi arrivare a Rigutino e dire no, guarda, non me ne occupo più io. Finito. È ovvio che questo non va fatto. Va esatto. Bene. Allora, ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Sì, e poi... qualche critica gliela faremo. Sì, se no non possiamo indorare la pillola così tanto per il nostro assessore. A dopo. Allora, eccoci tornati in seconda parte di A Tu per Tu. Insomma, dai, abbiamo esaminato, io credo, abbastanza nel dettaglio, insomma, quello che sta accadendo ad Arezzo, questo flusso di turisti che speriamo possa, come dire, ovviamente non con questi numeri, ma insomma, spalmarsi un po' anche negli altri mesi dell'anno. Poi l'assessore lo sa, l'ha già detto anche ai nostri microfoni, la parte più bassa della città grida vendetta, perché comunque parliamo della parte un pochino più alta, quella più bassa invece ovviamente è un po' rimasta insomma, fuori dal grosso giro, o quantomeno insomma, non ha tutti gli eventi che ha la parte alta. Qualche critica gliela facciamo, sì. Eravamo rimasti prima della pubblicità. Allora, che critica gli facciamo? No, l'assessore diceva prima che è un lavoro lungo che viene oramai da 4 anni, però ecco, magari secondo me è mancato un po' di intuizione, forse di programmazione, perché... come dicevi te, tutto questo grande afflusso molto avviene dalla zona della Catona, San Clemente, le scale mobili, il parcheggio Pietri, che ahimè anche la zona di San Domenico non c'è rimasto più nessuna attività commerciale, quindi magari forse è il lavoro oramai per il futuro, ma il lavoro che doveva essere fatto e da fare era anche quello di forse parlare con i proprietari di fondi di quella zona per spiegargli cosa stava avvenendo e magari far sì che il turista arrivava e trovava una città viva, perché effettivamente arrivare alle scale mobili è... A parte che sono immobili, poi c'è anche ma c'è un altro aspetto secondo me terribile, cioè lì una struttura che è comunale, che è stata data in gestione ad un privato, che è chiusa. E io credo che questo sia una cosa brutta. Cioè, quindi manca un po' il front office della città. Ha capito, no? Assessore, senso... che mi riferivo? L'emiciclo? No, giù sotto. Quel locale, ora non so se fare nomi o non fare nomi, comunque quello, c'è un ambiente che è stato dato in affitto, che è aperto solo d'estate. Sì, ma l'emiciclo, quello che secondo me vi siete capiti. Che oltretutto gestisce dei bagni pubblici che dovevano esatto, essere aperti, sì, che non sono aperti. E non solo, ma non è aperto. Cioè, io credo che non solo, ma anche in cima alle scale mobili, un tempo c'era quelle attività. Io forse credo che qui, assessore, bisognava che voi l'avrete previsto che arrivava un po' di... Cioè, ora voglio dire, non è che sarà stata una sorpresa anche per voi. Lo immaginavi che arrivava un po' di gente, no? E non era possibile. Ma infatti l'emiciclo è aperto ora, l'abbiamo riaperto proprio per il Natale, perché finalmente, ma parlo veramente di 15 giorni fa, e il comune l'ha passato comunque alla fondazione. Quindi l'abbiamo riaperto, i bagni pubblici, in cima alle scale mobili. No, io dicevo dove d'estate ci fanno il ristorante messicano. Ah, in mezzo. E quelli sì, sono tutti bandi pubblici comunque di vecchia data. Sì, però lì per esempio ci sono i bagni, perché non li esatto. Fate? Devono stare aperti, perché non li fate tenere esatto. aperti? Esatto, ma infatti su questo sono assolutamente d'accordo, tant'è che abbiamo creato un gruppo di lavoro in comune, perché secondo me è stata adottata una logica veramente assurda sui bagni pubblici, cioè venivano scontati, tra virgolette, a tutti coloro che si presentavano ai bandi per gestire gli immobili comunali, gli veniva scontata una certa cifra dall'affitto in cambio di tenere aperti i bagni pubblici. Questo poteva funzionare magari tanti anni fa, ma oggi se un locale è un locale notturno, è impensabile che lui venga la mattina alle 8 a aprire per i bagni pubblici. Secondo me va fatta una gestione, stiamo andando verso quello, centralizzata. Uno, dei bagni pubblici appunto dei locali, ma due, ne vanno fatti di nuovi. Perché comunque l'incremento turistico è veramente notevole, non possiamo pensare ancora di vivere
col bagno pubblico all'interno del bar, perché comunque è una cosa tutta italiana. Cioè, esempio, il fioraio davanti all'ACI ha un bagno pubblico, ma chi lo sa? Io l'ho scoperto leggendo i documenti. Il bar del Duomo è un bagno pubblico, la Casina del Prato è un bagno pubblico, il Mexcal è un bagno pubblico, per un periodo addirittura il Martini è stato un bagno pubblico. Cioè, quindi secondo me questa è stata un'operazione che poteva andare bene per flussi scarsi. Oggi dobbiamo rivederlo completamente, trovare le risorse, creare comunque dei poli che fanno poi anche un po' solo quello, perché secondo me è veramente una questione di civiltà comunque il bagno nelle città come la nostra. Ora noi abbiamo riaperto per Natale l'emiciclo, perché anche quello era un polmone importante che comunque per chi arrivava dal Pietri, e abbiamo riaperto le logge Vasari. Logge Vasari diventeranno saranno assorbito tanto. Sì. Le logge Vasari diventerà il nostro punto principale turistico. Io l'ho chiamato una sorta di Arezzo Store. Perché però lì, assessore, ci si arriva quando ormai, ad esempio, io tante persone mi hanno chiesto, perché mi hanno visto con un microfono in mano, quindi hanno presunto che io conoscessi la città, come si arriva a Piazza Grande, da che parte devo passare. Quindi evidentemente il punto da dove arrivano i turisti, quantomeno mancano le informazioni, sì, cioè le informazioni macroscopiche, cioè vai di qua, a destra, a sinistra. Cioè, vedere in questi giorni, no, il parcheggio Pietri, ma anche il parcheggio sotto, che poi è sempre occupato dai camper. E quello è destinato, no? Sì, però ne arrivano sempre talmente tanti. Comunque ne arrivano tanti. Comunque, vedere tutta sta gente che arriva e praticamente non trova niente, perché lì non c'è un'attività, non c'è nessuno che le accoglie, né un bar. Qualche anno fa, anche a San Domenico, cioè salgono su a San Domenico, molti arrivano a San Domenico, questa piazza bellissima, non c'è un bar. Sì, non c'è un'attività aperta. Dentro San Domenico c'è il crocifisso del Cimabue, non è che no, voglio... ma voglio dire, no, ma credo no, come che punto voglio dire turistico, flusso, sarebbe ottimo. Ma perché... anche se parcheggiano al cimitero, salgono su di nuovo, arrivano alla desolazione. Allora, evidentemente è la prima volta che c'è questo afflusso e si utilizza quella parte della città. Però credo che bisognerà velocemente, se questo sono, diciamo, l'afflusso, bisognerà che si creino le condizioni perché lì ci siano veramente dei punti, ripeto, non solo i bagni che sono importanti, le indicazioni, ma cioè, ora è andata bene più o meno che non ha piovuto, ma disgraziatamente inizia a diluviare, dove si copre tutta sta gente? Io tra l'altro, io vedo poi, avendo anche poi... Ma l'ultima cosa che le voglio dire, un po' di brecciolino su al prato, portatecelo. Se ne è messo tanto. Perché è diventato un pantano. Sì. Cioè, questo, se non si fa una bella figura. Quello è un problema grosso, ma indipendentemente dal Natale, perché il prato non riesce assolutamente a defluire l'acqua. Oltretutto, essendo in discesa la parte della fortezza, viene giù proprio a fiume. Quindi ci siamo detti anche insieme al vice sindaco Camorrini che è finito il Natale, cercheremo di capire come fare comunque a ristudiare anche proprio la parte strutturale. Sul brecciolino l'abbiamo comunque messo, benché il vice sindaco non era tanto d'accordo, perché poi quando lo metti non lo cavi più, e quindi lassù, soprattutto sulla parte dell'erba, però lì va rivisto, anche perché il prato per anni è stato completamente desolato. Oggi per noi è un polmone importante per gli eventi, e banalmente per dire manca anche tutta una parte strutturale di corrente, quindi tutte le volte si va comunque in emergenza. Quindi quello concordo con te che va fatto uno studio fatto bene. Dico che io come assessore anche all'attività produttive però sto notando che la città piano piano sta un po' cambiando pelle e soprattutto gli imprenditori stanno cominciando a crederci sul turismo. Banalmente anche come strutture ricettive, perché ne incrementiamo di decine e decine quasi tutti i mesi, tant'è che soprattutto il mondo dell'extraalberghiero è quasi raddoppiato negli ultimi anni. Oggi su Airbnb sono in vendita 650 strutture, quindi quando siamo arrivati erano meno di 400. Però è anche vero che piano piano si stanno un pochino avvicinando anche molto oggi la ristorazione, forse anche troppo, però è quello che poi di fatto oggi ti rende, perché purtroppo il mondo del commercio è in crisi a livello ovviamente globale, quindi oggi aprire un negozio è più difficoltoso, però vedo che le richieste stanno piano piano salendo. Cioè, mentre una volta apriva bar soltanto nella parte centrale di Corso Italia, ora stiamo piano piano arrivando alle strade più piccole, via De Rede, via dei Cenci, tutta la parte comunque alta, hanno aperto i localini. Ora siamo arrivati a Piazza Grande. Secondo me il prossimo
trend, tra virgolette, di attività commerciali sarà in Piazza Grande, perché ne stiamo ricevendo veramente tante richieste di apertura. Quindi probabilmente, se riusciamo comunque a migliorare o ad aumentare ancora più i flussi, piano piano probabilmente arriveremo anche nelle zone di San Domenico. Oggi il problema è che, mettendosi nei panni di un imprenditore che apre in quelle zone chiude velocemente, perché al di là di eventi importanti mancano i flussi importanti in quelle zone. Però diciamo che, se il trend continua in questo modo, probabilmente gli imprenditori tra qualche anno potranno arrivare anche lì, perché poi nella parte alta abbiamo perso comunque la provincia che si è un po' svuotata, sovrintendenza che si è svuotata, quindi abbiamo perso poi anche quel flusso che a un bar, per dire, lo faceva vivere anche di uffici. E tornando in Piazza Grande, per esempio, la CAMU, quindi la Casa della Musica, la Fraternita, che comunque è molto più attiva, quindi si sta ritrovando anche tutta una serie di persone che ci vivono tutti i giorni. In quella zona c'è l'Università dell'Oklahoma, che comunque ha fatto un bel lavoro, che però è un pochino, diciamo, rimane poi chiusa in se stessa e quindi non è che poi porta grandi flussi. Allora, parlando di manifestazioni che, come dire, portano la nostra città di bocca in bocca, oggi abbiamo la città del Natale, ma dobbiamo sicuramente molto alla Fiera Antiquaria. Manifestazione che però, assessore, c'è poco da dire, poco da fare, soffre. No? Soffre da diversi anni. Noi abbiamo sempre fatto un po' il giro tra gli operatori, nonostante questo bellissimo compleanno, che insomma è anche piuttosto recente, però comunque la manifestazione continua a soffrire. Ecco, cosa si può fare? Perché io capisco che sia un crostino, tra virgolette, perché poi è un fiore all'occhiello, ma dal punto di vista gestionale invece è un crostino. Cosa si può fare per, come dire, far tornare questa manifestazione ai fasti con cui è iniziata? No, è molto complesso, anche perché è proprio il mercato comunque antiquario che sta soffrendo a livello nazionale, anche se io sono uno dei pochi che non sono convinto che sia in crisi il mercato stesso, perché guardando, per esempio, basta comprare una rivista di antiquariato che ci si rende conto, l'ho contate io personalmente, che in Italia in un anno si parla di più di 100-150 fiere, quindi ogni città oggi ha il proprio mercatino barra fiera. Quindi questo vuol dire però che è più un mercato che si è frazionato, probabilmente si è abbassato di qualità, e su quello noi dovremmo lavorare, e è diventato ormai quasi un'attività regionale, se non addirittura cittadina. E quindi magari l'antiquario, invece che, come faceva una volta, si spostava da ogni parte d'Italia per venire a Arezzo, oggi ne ha tante altre di fiere simili. Noi dobbiamo tornare a essere in assoluto quella meglio, e questo si parla sia a livello qualitativo che a livello di esperienza, perché quello che si diceva prima, la fiera è un po' fredda, nel senso, quando abbiamo fatto l'esperimento di giugno, ma anche quello di luglio dello scorso anno, inserendo dei piccoli presidi di musica, delle attività collaterali, diciamo, far diventare un po' la fiera anche un evento, perché la fiera negli ultimi 5-6 anni, ma forse anche di più, è a tutti gli effetti considerato un mercato, al pari di mercato del Giotto. Sì, mi permetto di dire che alla fiera, più che la musica, gli manca qualche volta la luce. Cioè, gli operatori chiudono alle 17:30 del pomeriggio perché non hanno la corrente. Sì, allora, è vero, però è anche vero che quando vogliono portano una piccola pila, io l'ho visti tutti, e lo attaccano. Quindi noi abbiamo fatto anche uno studio sull'illuminazione. Il problema è che il centro storico è tutto comunque protetto anche dalla sovrintendenza, non può essere bucato, diventa difficile. Così. Però ecco, quello che voglio dire è che il cinquantenario è stato un'occasione dove abbiamo comunque investito tanti soldi sulla fiera, anche grazie alla Camera di Commercio, e è tornato l'interesse, cioè finalmente abbiamo un pochino, diciamo, limitato la curva soprattutto di perdita di espositori, sì, perché quello è forse il problema più grande che abbiamo. Sì, sì, certo. Finalmente abbiamo, diciamo, reinvertito questa situazione, stanno tornando gli espositori, abbiamo fatto quasi 5 fiere, e quasi tutte al completo, anche se poi ovviamente ho ridotto i numeri, quindi devo dire la verità, non è che sono complete sulla vecchia piantina, ma su quella nuova, e quindi, diciamo, è tornato un po' l'interesse. È vero che oggi la Bolkestein che blocca tutti, non puoi muoverti da un banco all'altro perché loro sono proprietari di quel banco, quindi non puoi fare posizionamento, cioè è molto complessa anche la gestione, quindi dovremo rivederla. Io credo che la fiera bisogna stringere i denti, perché poi, come tutte le cose, le mode vanno e vengono. Oggi il vintage, il modernariato sta crescendo tanto, anche sui giovani,
E per me prima o poi tornerà di moda anche l'antiquariato, quando probabilmente ritornerà un pochino più di soldi nelle tasche degli italiani, perché oggi arredare anche una casa. Ma l'ipotesi Arezzo Fiere quando piove, no? Ma ho provato una volta a dirlo, mi hanno ucciso, perché ovviamente la fiera dicono che è nata lì. Piove sempre, è uno dei problemi anche quello, sì, insomma, infatti. Con quello che sta lassù c'è poco da discutere, voglio che dire. Cambia quindi. Tanto, perché tra una fiera con l'acqua e senza, proprio il flusso di persone, no. Tutto cambia tanto. Però dicono che la fiera è nata lì, che comunque è un indotto importante per il centro. Perché altre città si sono organizzate, no? Con... diciamo appunto coperture o comunque farla in un altro luogo quando quello all'aperto non è possibile farlo. Comunque vabbè, capisco che mettere d'accordo tutti non è semplice. Facciamogli qualche domanda di politica, no? Vogliamo andare più... Sì, allora, vuoi andare addirittura... Perché non viene, perché non sono politico, esatto. Non mi riesce. Ma non è un politico. Allora, intanto vorrei chiedergli... Se si dice che praticamente non abbiate un'opposizione, perché fondamentalmente questa giunta che si dice di destra, ma poi fondamentalmente invece sia più trasversale, rappresenti più anime, quindi anche parte della sinistra, questo corrisponde al vero o no? E poi effettivamente l'opposizione non ce l'avete. Quindi è più facile lavorare, via, diciamo così. Sì e no, nel senso che io credo che oggi sempre meno persone... Insomma, è solo una giunta di centrodestra o invece più trasversale? Ma un po' trasversale comunque è, anche perché la stessa lista civica con cui ci siamo presentati noi comunque è una lista, tra virgolette, politica, cioè non ha mai dato comunque grandi segnali di essere estrema destra e estrema sinistra. Ci sono dei personaggi anche al nostro interno che alle volte... hanno comunque anche l'assessore Sacchetti sembra dimostrato, ma su quello dicono però dico. Cioè in giunta noi non è vero, insomma, che rappresenta gli interessi della sinistra, no, quello assolutamente no, ma anche perché oggi obiettivamente la puntata diventa difficile capire chi è veramente di destra o di sinistra. Io via via mi sono ispirato ai regolamenti di Nardella, sono dei regolamenti che sono di estrema destra, nonostante lui sia del PD. Beh, Renziano, Renziano, in teoria torna quella che succede spesso. Quindi diventa complicato. Renziano. Sull'opposizione, io tra l'altro ho un ottimo rapporto con l'opposizione. Devo dire che ultimamente è mancato molto, soprattutto i 5 Stelle, perché sì, in consiglio sono... venuti poco, però obiettivamente il PD mancati comunque proprio, nel senso che non si sono c'è più. Sempre in consiglio, è sempre molto puntuale sulle interrogazioni, quindi da quel punto di vista credo che faccia quello insomma, che deve fare. Manifestazioni, organizzazioni, proteste, ma non abbiamo, sembra che esista. Ma non abbiamo siete fatto bravi, niente, sì, bravi, non abbiamo fatto niente per cui c'era motivo di scioperare. Ecco, allora però io gli voglio chiedere un'altra cosa, vai, a questo punto, l'ultima perché il tutti tempo... questi successi... ma non solo dell'assessore qui presente, direi un po' anche Gamurrini, no? Che come no? Soprattutto come molto no. Impegnati, poi sembra anche un il vostro un rapporto molto forte. Ecco, è immaginabile il tandem Comanducci-Gamurrini o Gamurrini-Comanducci per le prossime elezioni, visto che oramai ci siamo, ha iniziata la campagna elettorale oppure no? Ma, allora, intanto ti dico che Gianfrancesco comunque siamo amici da tanto, è colui che mi ha convinto comunque a fare questa esperienza, quindi siamo amici, rimaniamo amici e andiamo molto d'accordo. Io credo che ad oggi obiettivamente nessuno di noi sta pensando al 2020, questo lo dico veramente in modo sincero, anche perché ci aspetta davanti un anno e mezzo che magari per il politico navigato è un anno e mezzo dove devi prendere i consensi, per chi come noi comunque che è più un tecnico, che viene più dalla parte civica, è un anno e mezzo dove devi finire tutto quello che vorresti fare, quindi in questo momento io sono concentratissimo a chiudere questo periodo, anche perché io personalmente sono comunque un imprenditore con 3 aziende che stanno soffrendo tantissimo del fatto che da 5 anni comunque sto dedicando tutti i giorni e tutti i fine settimana alla parte pubblica, e quindi quando finirà questo percorso dovrò prima di tutto valutare io che voglio fare nella mia vita, perché 5 anni di politica li puoi dedicare comunque alla città, ma a quel punto devi decidere o fai il politico o continui a fare l'imprenditore. E io personalmente mi sento molto dell'altro. Imprenditore, ma tutte e due insieme obiettivamente le fai male, perché sai, nelle società quando non e ci sei no. È dura. Sì, sì. Quindi praticamente non ti ho risposto, ho fatto il politico. Esatto. Sì, ma io insomma, ho imparato. Io non ci credo che questo tandem non abbia velleità, via. Cioè siete giovani, ma il sindaco vi sta riuscendo anche bene le vostre iniziative, quindi presumo insomma le carte ce l'avete da giocare, no? Ma sai, prima di tutto abbiamo comunque un sindaco che
sarà lui che dovrà innanzitutto decidere per bene cosa vorrà fare nel 2020, perché bene o male comunque il sindaco ha avuto una grande... Che abbia altre mire. Vabbè, quello sarebbe anche normale, magari, se sono mire comunque però, di miglioramento. Non è che potete arrivare al 2020, il giorno prima delle elezioni. Ma qualche idea, secondo me, ce l'hanno, ma non secondo me ne parlerete, quindi, insomma, molto meno di quello che pensate. Io penso che questo tandem è lì che sgambetta. Va in bicicletta nelle piste ciclabili che nel frattempo sono da finire. Detto questo, l'ultimissima, veramente, questa diatriba con Arezzo Fiere, in particolare con il presidente Boldi, come finirà? Ma io spero bene, anche perché Arezzo Fiere è uno di quegli elementi che non possiamo perdere, perché comunque obiettivamente porta movimento. Ad oggi ancora ora Arezzo è l'evento fieristico più importante in città. Di contro è comunque anche un sistema, quello in generale dei poli fieristici, in forte crisi un po' in tutta Italia, quindi oggi con tutti i problemi di bilancio è difficile pensare comunque di mantenere per troppi anni delle aziende che non vanno comunque in utile o che non vanno in pareggio, quindi dovremo vedere ora breve. Siamo a meno? Parecchio, solo gli ultimi anni. Diversi zeri, ma anche perché sono molti ereditati, cioè sì, non è un problema assolutamente degli ultimi. Non dico che sia una gestione, cioè che sia competenza di molti. Ci sono tante cose sul piatto, come ovviamente tutta la zona del campo sportivo del comune, che potrebbe essere adibita a parcheggio, perché quello io lo vedo come un limite grande nel nostro centro fiere, perché quando comunque c'è un evento importante addirittura arrivano a parcheggiare anche nel raccordo che porta l'autostrada. Abbiamo visto anche ora di recente. Quindi c'è quello, c'è tanta attività. Io penso poi alla fine che si risolva, però è anche vero che dobbiamo ripensare questo. Credo che Andrea, che io comunque sono spesso in contatto, ci stia già pensando a far diventare quell'ambiente non solo un ambiente di convegni. Cioè, il mercatino delle pulci va bene? Il mercatino delle pulci, insomma, più che altro perché occupa troppi fine settimana, quindi ho trovato tanti... Quattro volte l'anno. Sì, però tra comunque le attività che fanno per i bambini, cioè io questo te lo dico perché ho avuto tanti imprenditori che sono venuti da me dicendo: io volevo fare un evento ad Arezzo, però non ci sono le date disponibili. Quindi questo può diventare poi alla lunga un problema per, diciamo, portare eventi più grandi. Quindi il calendario del 19 lo rivedrete? Loro dicono che è già quasi tutto completo, il centro affari. Magari, speriamo, almeno vuol dire che lavora. Va bene, direi che ci dobbiamo fermare qua, che il tempo come al solito è tiranno, poi noi prendiamo il via e ci facciamo prendere la mano, però insomma lo rinviteremo sicuramente, certo. Magari a mercatini finiti. Sperando così. Con altri successi anche per i prossimi mesi, quindi che abbiano delle carte da giocare, che quindi Arezzo sia attrattiva anche nei prossimi mesi e per la gioia di tutti. Assolutamente, è una ricaduta importante per la città. Alla prossima settimana, grazie. Grazie a tutti, ciao, buona serata.